a questo concerto qui nella chiesa di Santa Chiara. Noi siamo la compagnia di flamenco andaluso, la compagnia Mura, e questa sera ci saranno degli interventi degli illustri ospiti che vedete qui alle mie spalle, però il nucleo centrale della serata sarà l'esecuzione a Lecce in prima assoluta dell'opera Swiss Ultimi del chitarrista e compositore Massimo Mura, il nostro presidente, al quale facciamo un applauso. Quindi comincerei con ringraziare il direttivo della compagnia Mura, quindi il presidente, la codirettrice Lara Carrozzo, dottoressa Lara Carrozzo, e la vicepresidente sottoscritta Vincenza De Rinaldis. Bene, io non mi dilungherei nelle presentazioni e passerei subito a presentare i nostri ospiti. Quindi facciamo subito un applauso all'architetto Mario Cazzato, critico e scrittore d'arte, che avrà l'onore di aprire questa serata. Prego. Buonasera, io ringrazio chi mi ha invitato questa sera, in modo particolare l'amico Massimo, io dovrei illustrare, ma brevemente, quindi non abbiate paura, l'ambiente in cui ci troviamo questa sera. È inutile fare questioni di carattere storiografico, noi ci troviamo in uno degli ambienti barocchi più interessanti della città di Lecce. Un ambiente carico di spiritualità francescana, perché qui dal 400 fino alla soppressione ottocentesca degli ordini religiosi hanno vissuto le clarisse di un ordine francescano femminile dal 400. Pensate che in alcuni momenti della storia delle clarisse che si affacciavano da quelle grate provenienti dal monastero che sta alle nostre spalle, ormai completamente quasi cancellato dall'intervento ottocentesco, qui abitavano 100 monache, quindi un esercito, di fatto un esercito, ma non soltanto di persone, ma anche proprio, come dicevo prima, di spiritualità. Qui hanno vissuto e sono morte, perché entravano e morivano qui e venivano seppellite in questa chiesa, donne di una straordinaria spiritualità. Ma queste cose le potete trovare scritte nei libri che sulla chiesa sono stati dedicati nel corso dei secoli. Questa chiesa, quella che noi vediamo, non è ovviamente la chiesa originale, quella medievale, quella che l'infantino dice costruita al modo francese, ossia gotico. È una chiesa seicentesca, come vedete. E la peculiarità di questa chiesa è che tutta, dagli altari fino alla decorazione minuta delle porte, è seicentesca. È costruita in pochi anni, possiamo dire dal 4-5 anni, dal 1687 al 91, quando la chiesa fu inaugurata con gran parte di questi altari che vedete voi già costruiti. Sono altari bellissimi, sono altari in gran parte attribuiti, ma è chiaro, al Cino Giuseppe, che non è il progettista di questa chiesa, perché quando questa chiesa veniva su, il Cino era uno scalpellino, era giovanissimo. Il progettista di questa chiesa è lo stesso progettista che ha costruito, e anzi costruirà subito dopo, San Matteo. Infatti la planimetria di questa chiesa, l'invaso spaziale, è molto simile a quello di San Matteo. Però queste sono circostanze che a noi questa sera non interessa. A noi ci interessa chiarire che qui ci troviamo veramente in un ambiente, che in uno spazio che è quasi un unicum dell'architettura leccese del periodo barocco. Se avrete tempo, magari non oggi, in un'altra occasione, ammirate pure le statue che sono in questi altari. Questi altari, le statue contenute in questi altari nelle nicchie, sono tutti lignei, sono tutti provenienti da Napoli. Perché provenienti da Napoli? Perché le maestranze salentine, leccesi, non sapevano lavorare il legno, non erano abituati, tranne in casi eccezionali,
Le maestranze salentine hanno lavorato esclusivamente la pietra, quindi qui ci troviamo di fronte a oggetti non di ordinaria fattura, ci troviamo di fronte a veri capolavori della scultura europea del Seicento. Non a caso molti di queste statue sono state date nel corso degli anni e dei decenni in prestito in mostre fatte non soltanto a Lecce ma anche fuori. E perché sono importanti? Sono importanti anche per altri motivi, perché sono servite da modello, dopo modello figurativo, a quella che sarà la successiva esplosione della plastica cartacea leccese. I maestri della cartapesta si sono formati proprio su queste statue. Loro non avevano modelli, questi modelli servirono specialmente alle prime generazioni di scultori della cartapesta. Quindi con grande veramente piacere che io vi invito veramente ad osservare in maniera particolareggiata non soltanto questo invaso spaziale così luminoso, una delle chiese insieme a quella del Carmine più luminose di Lecce, ma anche tutti questi elementi decorativi che hanno una caratteristica particolare, quella di avere una raffinatezza quasi unica. È come se gli scultori ingaggiati in questa grande cantiere avessero voluto omaggiare non soltanto la spiritualità francescana ma anche quest'ordine femminile che aveva già alcuni secoli. Io adesso vi saluto, però se casomai qualche volta in un'altra occasione possiamo avere l'opportunità di parlare meglio e più approfonditamente di questa chiesa. Grazie. Grazie alla parola al professore Maurizio Nocera, ormai un ospite fisso dei nostri eventi, scrittore e antropologo. Benvenuto, ribenvenuto. Grazie. So che Lara Carrozzo leggerà delle poesie, quindi io non dovrei leggerne alcuna, però una ve la voglio leggere. Sai vivere quando, pur vivendo in questo mondo complicato, resti semplice. Pur vivendo in questo mondo ingiusto, resti giusto. Pur vivendo in questo mondo di disonesti, resti onesto. Ma soprattutto sai vivere quando in questo mondo senza amore riesci ancora ad amare. Questa è una poesia, alcuni versi, non ne ha scritti molti questo personaggio, ma quando era perseguitato dalla più potente organizzazione mondiale, egli scrisse questi versi. Si chiamava Charlie Chaplin. Perché l'ho letto? Perché guardate, stare con gli umili o con gli ultimi, comprendere l'importanza di quelli che sono e che vengono considerati gli ultimi della terra, è una predisposizione mentale. Molto spesso negli ultimi 2000 anni, salvo eccezioni, e salvo certe situazioni, gli ultimi sono stati sempre considerati ultimi, e nella storia dell'umanità ci sono grandi ultimi iniziati. Socrate viene prima omaggiato, osannato, giubilato e poi ucciso. Il Cristo, siamo in una chiesa, dopo la sua comparsa a 30 anni in Palestina, cammina per questa terra omaggiato, giubilato, osannato. Il terzo anno, quando ha ancora 33 anni, viene perseguitato, flagellato e ucciso. È un ultimo.
e ricordate la massima degli ultimi che avranno aperte le porte del cielo. E ancora, venendo più verso di noi, Ipazia, nel IV secolo, omaggiata anche lei, e quando fa il tentativo di coniugare, di mettere insieme una fede del passato, che era il paganesimo, con la fede che sta montando e sta vincendo, viene anche lei lapidata e uccisa. E poi, per arrivare fino a noi, Mahatma Gandhi, grandissimo avvocato, ricco, che quando comprende la dimensione dell'umanità si fa da sé ultimo. E voi lo vedete alla televisione camminare come il Cristo, anche d'inverno, con soli dei sandali e una piccola stoffa che da se stesso tesseva attorno ai fianchi. Io concludo, non voglio prendere molto tempo. Ho avuto una fortuna, quella di essere stato a fianco ai Daun. Il primo era mio cugino Daun, che accompagnavo in chiesa quando mia zia non poteva portarlo lei, e lungo la strada che facevamo dal quartiere Santa Lucia fino alla chiesa matrice, chi ci passava a fianco diceva: ah, l'unsinutamba, ba, ba, ba. Era un ultimo. Io non mi vergognavo di tenerlo per mano. E un'ultima cosa, scusate questo riferimento autobiografico, poi dirò perché. Durante l'università mi dovevo mantenere gli studi e il mio professore, Peppino Di Sertori, mi disse: vuoi comprare qualche libro in più rispetto a quelli che devi comprare per l'università? E mi disse: c'è da fare un piccolo lavoro che uno studente lo può benissimo fare, accompagnare dei Daun o stare con loro 8 ore, insegnare loro a scrivere a macchina da scrivere loro, si usa. E quella anche fu per 6 mesi un'esperienza indimenticabile. Erano gli ultimi. Mio cugino Nsinotamba era un ultimo, questi Daun erano, e qui a Lecce. Parlo di un personaggio incredibile. Oggi i suoi quadri stanno nei musei. Parlo di Edoardo De Candia, 25 anni di manicomio. Nessuno che gli desse uno straccio per pulirsi i piedi piagati. Io, assieme all'altro suo amico pittore Antonio Massari, andavamo sia nell'ospedale dei Libertini sia a casa a pulirgli i piedi. Perché ho detto questo? Perché ho fatto questi riferimenti autobiografici? E ne chiedo ancora scusa, perché le autobiografie possono avere sempre qualcosa di esagerato. L'ho fatta perché da tutta questa esperienza io ne ho tratto beneficio, ho tratto arricchimento, cioè mi hanno insegnato questi considerati ultimi, mi hanno considerato quello che Charlie Chaplin diceva nella sua poesia: ad amare. Grazie al professore Maurizio Nocera. Io vorrei ringraziare il rettore Don Mario Donadei della Confraternita di San Biagio e il nostro Davide Tommasi, che questa sera si occupa delle riprese. Bene, ora è il momento di Lara Carrozzo, la dottoressa Lara Carrozzo, che declamerà delle poesie. Lara Carrozzo è attrice e poetessa e questa sera declamerà delle poesie di Giuseppe Ungaretti, Girolamo Comi, Turoldo, Vittorio Pagano e Alda Merini, accompagnata dalle basi musicali del chitarrista Max Mura. Grazie Enza. Sono molto contenta di dedicare questi brani agli ultimi.
di Alda Merini, Chiara. Come siamo stanchi, Chiara, di camminare su questa terra che non dà luce. Noi siamo due torce d'amore per Dio, ma abbiamo scoperto, divina compagna, che se il nostro corpo è una prigione con mille sbarre, dopo si allarga la valanga del cielo. Oh Chiara, siamo prigionieri di noi stessi e non serve a niente demolire questi limiti se Dio non ci rapisce. Di Alda Merini, da Francesco Canto di Creatura. Perché siamo animali? Perché io sono uno di loro. Perché io sono una cifra indecifrabile dell'erba, il panico del cervo che scappa. Sono il tuo oceano grande e sono il più piccolo degli insetti. E conosco tutte le creature e sono perfette in questo amore che corre sulla terra per arrivare a te. David Maria Turoldo, Spirito Fa. Spirito Fa, che ogni giorno componga una lode al mio Dio, voce che raccolga il gemito delle cose, voce per il silenzio, voce per chi non ha voce, per il povero e il disperato, per chi è solo, per chi è nato ora, in ogni punto del globo. Dio della vita, sei tu che nasci, che continui a nascere in ogni vita. Voce per chi muore ora, perché non muore nessuno, niente e nessuno muore, perché tu sei. Tu sei e tutto vive, e il tutto in te che vive, anche la morte. Di Girolamo Comi, Il Verbo. Il tuo linguaggio profondo è come un'ala distesa, un'ala di luce rappresa dentro l'argilla del mondo. E in ogni consumo di cose rutila e si ingigantisce un fuoco che non finisce, per cui rinascono rose, pensieri, paesi e persone, uniti in un cantico ebro che oscura comunione coi calici del tuo verbo. Di Vittorio Pagano, Altro Presepe. Sono cresciuto appena quel tanto di germoglio che mi basta, se voglio, capire la tua pena. La tua pena, Signore, di nascere per noi, di maturare e poi sfamarci col tuo cuore. Una pena esaudita nell'atto della gioia
che in questa mangiatoia offre il cielo alla vita. Di Giuseppe Ungaretti, L'angelo del povero. Ora che invade le oscurate menti, più aspra pietà del sangue e della terra, ora che ci misura ad ogni palpito il silenzio di tante ingiuste morti, ora si svegli l'angelo del povero, gentilezza superstite dell'anima, col gesto inestinguibile dei secoli, discenda a capo del suo vecchio popolo, in mezzo alle ombre. Grazie, grazie a Lara Carrozzo e a Max Murora. Entriamo, diciamo, nel vivo della serata, perché il protagonista questa sera è lui, il nostro Max Mura, che ora ci farà ascoltare le Swiss Ultimi, la prima, la seconda e la terza. Però hai da dirci qualcosa in merito a questo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti in questa domenica importante, penultima dell'anno della Sacra Famiglia. Sono molto grato al Rettore Don Mario Donadei per l'ospitalità, lo ringrazio di tutto cuore, come il Priore Alberto della Confraternita di San Biagio e tutti i confratelli. In questa chiesa meravigliosa, chiesa francescana delle Clarisse, che vi è stata illustrata dall'architetto Mario Cazzato. Eseguo come unico appuntamento a Lecce, nel capoluogo, la mia opera, ci sono stati 6 anni di lavoro. Quest'opera Swiss strutturalmente ultimi, dedicata agli ultimi della terra, ai derelitti, come è stato sottolineato dal professore Maurizio Nocera, che ringrazio per essere qui, ed è una musica mistica, spirituale. Non sono musicologo, ma c'è stata una concordia in questo termine, anche perché è stata già eseguita per la prima volta il 30 ottobre a Soleto. Ho scelto io questo paese dell'entroterra salentino, un'umile chiesa di Santa Maria delle Grazie, tra l'altro molto bella, una chiesa francescana. Grazie al padre Domenico Pulimeno, il rettore di questa chiesa annessa a un convento francescano, ho voluto scegliere un piccolo paese del Salento, una chiesa umile, per eseguire questa musica spirituale che mi è stata ispirata, non so come, non so, 6 anni fa fu fatta la prima suite, poi è stata fatta negli anni la seconda e poi la terza. Volevo avvisare il gentile pubblico che strutturalmente l'opera si compone di 3 suite, che è la terminologia tecnica di questa musica classica. Ci saranno delle brevi pause, degli stacchi, per significare il passaggio tra la prima, la seconda e la terza suite. Quindi l'opera non termina, ma sono degli stacchi, e sentirete anche il cambio della melodia, e poi c'è un finale che ritorna al tema principale. E il canto, l'ultima cosa e poi iniziamo, volevo dire che l'ho spiegato anche ai giovani, ai ragazzi, io sono nella vita professore di scuola superiore, in un istituto professionale insegno non musica ma diritto, anche se ho insegnato musica privatamente, e il canto, io ho immaginato questa mia opera come il canto degli ultimi, è un crescendo, è un lamento ma che diventa invocazione, preghiera, e come grido di angoscia, di liberazione. Quindi vi chiedo gentilmente di vivere in silenzio quest'opera come una preghiera, perché io quando la suono, scusatemi se mi emoziono a dirlo, la suono proprio come una preghiera. Grazie. Grazie, grazie Max. Nel frattempo che ti prepari vorrei ringraziare i nostri patrocini, la provincia di Lecce, Accademia di Belle Arti di Lecce, Istituto Forense per la Difesa dei Diritti Umani di Napoli, Missionari Comboniani di Lecce, Nessuno Tocchi Caino e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Accademia d'Arte Timos. Facciamo un applauso al nostro Max Mura e ci raccogliamo in...
spirituale silenzio per intraprendere questo viaggio in queste bellissime Suisse. Thank you.
Facciamo un applauso alle suite di Max Mura, ultimi. Bene, proseguiamo la serata con una piccola ultimo ma non meno importante, diciamo la ciliegina sulla torta. Il maestro Antonio Serrano, pianista, direttore d'orchestra e già docente di pianoforte al Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Bene, io ti farò una semplicissima domanda, maestro Serrano, quindi i tuoi trascorsi sono gloriosi, io so che tu hai un curriculum che è impossibile elencare qui in soli 5 minuti, quindi io ti faccio semplicemente questa domanda, quindi esprimi quali sono state per te le esperienze più importanti, quelle che ti hanno segnato, il tuo approccio alla musica, e il tuo percorso insomma artistico e musicale? Pronto? Sì. Allora, cominciamo dalla prima tappa, andiamo già però un po' avanti rispetto agli inizi, perché ho cominciato intorno ai 10 anni e quindi poi 22-23, dopo un certo percorso, ho conseguito il diploma di pianoforte, era l'istituto pareggiato ancora, sotto la guida del mio terzo, quello che mi ha portato al diploma, il maestro Sannino, che non c'è più da un po' di anni, che ho vissuto fino a 99 anni e 7 mesi. Dopo di ciò poi ho cominciato un po' a svolgere attività concertistica, attività pianistica, quindi a un certo punto, poi dopo aver iniziato l'insegnamento di anni presso le scuole medie, allora cominciò l'educazione musicale che ancora non esisteva, insomma. E quindi poi dopo ho cominciato insomma attività più impegnativa, ma soprattutto piena di importanti, come dicevi, di tappe. Ecco, elenchiamone qualcuna magari, giusto quelle più importanti, maestro Serrano. Allora, una è stata un certo dedicato a Vivaldi, con l'orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, che allora era l'orchestra della RAI. Poi c'è stato, sì, forse quando ci sono delle due tournée fatte in Germania, una nostra formazione cameristica di giovani, allora ancora allievi del conservatorio, adesso sono molti alcuni di loro docenti, e in Germania avevamo veramente dei successi fantastici, insomma, come dire. Siamo stati Monaco di Baviera e tutta la Baviera, insomma, sono stati per 2 volte, e quindi così l'altra data più importante è stata l'Argentina, l'Uruguay, Vienna, non mi posso soffermare, altrimenti. Ascolta, io ti faccio una domanda che potrebbe sembrare scontata, perché comunque se veramente dobbiamo elencare tutte le tappe mondiali del maestro Serrano finiremmo a Natale prossimo, quindi ti faccio questa semplice domanda per concludere questa serata insomma dedicata agli ultimi che poi saranno i primi. Non a caso abbiamo scelto di fare questa serata qui in questa chiesa. Che cos'è per te la musica? Domanda da $1 milione. È stato e continua a essere una delle cose più importanti della mia vita. Cioè io un giorno senza avere contatti mi viene con la musica, non ne ricordo quasi, forse avrò avuto qualche febbre altissima per essere rimasto distante da questa. Cioè adesso per esempio io impegni ci sono un po' dilatati per vari motivi, però ho la fortuna, almeno questo, vivo in un condominio dove i miei condomini
mi chiedono: ma l'altra sera perché non hai suonato? Sì, questa è una grande fortuna, io fino alle 12, 12 e mezzo posso suonare tranquillamente, insomma, questa è una delle cose che mi viene. Bene, bene, grazie. Allora ringraziamo il maestro Sejano e cameriere qui Max Mora, perché abbiamo un pensiero per il maestro Sejano. Davide Tommasi, se mi puoi raggiungere un attimo. Sì. Ricordo perché noi abbiamo parlato con la mia persona e vogliamo questa occasione per ricordare una nostra concittadina da quale si è lasciati un anno fa. Si tratta della professoressa chitarrista Etta Zaccaria, che è stata la prima. Doveroso l'applauso. Insieme al marito hanno fatto una grande attività concertistica. Lei, devo anche molto per quanto riguarda i contatti, perché mi ha fatto conoscere uno dei più grandi artisti, chitarristi, con il quale ho avuto una grande opportunità di collaborazione, Alirio Diaz, chitarrista venezuelano. Anche Alirio Diaz purtroppo da poco non c'è più, insomma. Infatti le suite di Massimo sono proprio dedicate a lui, sì. Bene, bene maestro Serrano, questo è un pensiero da parte della nostra compagnia per augurarti, insomma, buon anno per la tua presenza questa sera. Davide, se lo possiamo aprire, magari Massimo, Lara, diamo una mano per aprire. È della bottega del piccolo artigiano Vincenzo Calcagnile, lavorazione artigianale di cartapesta, pietra leccese e terracotta. Adesso scoprirai di cosa si tratta. Sì, vorremmo farla vedere al pubblico perché appunto è un'opera molto molto bella. E sarà un'opera a tema pure, sicuramente. Perché al nostro Max non sfugge mai nulla, non sfugge. Eccola qui. Oh, bellissima, bellissima, eccola. È un direttore d'orchestra in cartapesta. Ma va? Molto, molto bello. Bottega del piccolo artigiano di Vincenzo Calcagnile, un omaggio al nostro maestro Antonio Serrano. Ok, teniamola così in vista perché è delicata, insomma, vogliono fare una foto. E l'annullo di Tito Schipa, sì, due regali, due regali. Sarà una serata molto bella. Visto? Babbo Natale è arrivato dopo per te. Babbo Natale. Sì, adesso tra poco concluderemo con un canto. Bene, questo è del maestro Antonio Serrano. Io ringrazio tutti gli ospiti, il maestro Max Mura di nuovo alla chitarra, quindi se ci possiamo sedere un attimo. Tu scendi da... Thank you.
veramente per il vostro calore, il vostro affetto. Grazie a tutti, Davide Tommasi, tutti i nostri ospiti e al nostro presidente Max Mura. Grazie a tutti, volevo avvisare il pubblico che qualche giorno potrete ascoltare l'opera da me composta, Suite Ultimi, sul sito della nostra associazione musicale che è Compagnia Mura di Flamenco Andaluso. Su Google dovete semplicemente digitare Compagnia Mura di Flamenco sito ufficiale e poi comparirà il video. Tra qualche giorno potrete ascoltare la musica, anche rivedere questa serata e probabilmente quella di due mesi fa a Soleto, con interventi anche di ospiti. Ecco, ringrazio il pubblico presente, i fedeli, auguro a tutti, perché tra un giorno circa il nuovo anno, tanti cari auguri a tutti di sereno, felice e buon anno a tutti. Grazie, buonasera a tutti.